Facciamo entrare in scena, in campo, il nostro primo ospite di oggi, perché ha a che fare con la parte buona del tifo e quello che si può fare per farla venire su come un soufflé, per restare in termini della sfida calcio o cucina, in questo caso spaghetti. Allora diciamo buongiorno a Carlo Balestri, che è responsabile internazionale e dell'interculture dall'Unione Italiana Sport per Tutti, ed è anche un uomo che si è inventato un progetto ultra per un tifo giusto, che la politica ha fatto un po' cadere nel vuoto, però insomma che ha funzionato e che ha un'idea di base che ci piace molto. Buongiorno Balestri. Buongiorno. Buongiorno. Lei coordina anche i mondiali antirazzisti e segue il progetto Il Calcia Storie per creare modelli sportivi che ci piacciono per i ragazzi. Ce lo racconta un po' questo progetto, Balestri? Beh, il progetto Il Calcia Storie vuole creare degli esempi positivi in un mondo del calcio, soprattutto italiano, in cui gli esempi purtroppo di vertice sono spesso negativi, per cui cerca di andare nelle varie classi delle 15 città italiane dove ci sono squadre di Serie A, sì. E far sì, attraverso una storia esemplare che è quella di Arpad Weiss, un grande allenatore negli anni 30, che fu chiaramente poi espulso dal calcio italiano perché ebreo e finì ad Auschwitz, raccontare quanto quegli esempi positivi di sport, di calcio, intercultura possono diventare dei valori da seguire per quanto riguarda i ragazzi e creare un legame diverso con le società calcistiche. Senta Balestri, ma secondo lei, una considerazione generale, come è messo il nostro campionato di calcio? Perché insomma anche in questi giorni ci sono state molte polemiche per le frasi di Arrigo Sacchi, che poi la Gazzetta dello Sport ci ha spiegato che non sono sostenute dai dati. È molto bassa in realtà la percentuale di giocatori neri nelle giovanili italiane nel campionato primavera. E a proposito di razzismo, l'anno scorso sempre la Gazzetta fece un'inchiesta dicendo che siamo uno dei campionati peggiori d'Europa tra i grandi campionati. È un calcio un po' allo sbando, un calcio allo sbando perché è gestito male, un calcio allo sbando perché non si sa rinnovare sia da un punto di vista, come dire, finanziario, sia da un punto di vista di rivalutazione dei giovani, qua entra in ballo anche la cittadinanza sportiva, cioè nel senso ormai siamo in una società multiculturale e purtroppo ci sono delle limitazioni anche rispetto ai vivai, rispetto ai ragazzi che anche se nati in Italia sono di cittadini stranieri, per cui vengono considerati extracomunitari. E l'altro dato è che siamo in ritardo anche da un punto di vista culturale, per cui i nostri vertici spesso cadono sulle bucce di banane, qua ogni riferimento non è puramente casuale, perché non hanno la cultura di quello che è, insomma, di quella che è diventata una società mutata, insomma, perché una società multiculturale in cui il ragazzo nero non si chiama uomo di colore, perché il colore è orrendo, il colore è anche il bianco, è nero. Esatto, anche il bianco è un colore, quindi non è che non c'è un uomo di colore bianco, c'è un uomo nero, non è che... Ecco, perfetto. E per cui per tutte queste cose ne potrei stare un'altra mezz'ora al telefono. Siamo purtroppo in ritardo rispetto ad altri paesi europei e rispetto alla UEFA pure, che insomma fa le conferenze contro il razzismo, ma le fa avere, sì. Le fa e segue poi, come dire, segue e stimola dei progetti veri durante l'anno e ci crede veramente. Noi forse abbiamo più la patina di quelli del buonismo all'italiana, un po' superficiale, perché ogni tanto quando viene fuori un'emergenza dopo spariamo sul giornale il nostro antirazzismo, che non è vero ma è solo di superficie. Balestri, senta, noi l'abbiamo chiamata anche per commentare appunto le devastazioni a Roma ad opera dei tifosi olandesi, perché lei è un domatore di ultra, diciamo, almeno ha provato a essere, e ci chiedevamo, ma perché un mediatore esatto, poi, ma perché il tifo delle curve, il tifo ultra degenera così facilmente nella barbarie? Diceva il comico americano Rodney Dangerfield, usava questa battuta bellissima, che era: qualche sera fa sono andata a vedere una rissa ed è scoppiata una partita di hockey. Sì, è appunto questo. Cioè, è inevitabile, certo, questa degenerazione. Cosa succede all'interno dei gruppi ultra? Io partirei da una considerazione un po' più generale, ma è inevitabile che noi consideriamo... Balestri, al massimo a un minuto, io glielo dico perché... Sì, è inevitabile che consideriamo tutti i tifosi che vanno a vedere una partita, gli ospiti, così come dei potenziali criminali, e non cerchiamo di accoglierli quando c'è un evento internazionale
che porta 5.000-6.000 persone, come quelle dei tifosi del Feyenoord, sapendo che ci sono anche delle teste calde, ma creiamo un parte dei servizi, un'accoglienza per i tifosi del Feyenoord, invece di lasciarli là in balia, si danno degli appuntamenti nei posti più storici della città. Sì. Quando loro vorrebbero solo cantare, gioire, bere qualche birra, si trova un luogo adatto, gli si fornisce anche questo luogo dei servizi igienici, gli si crea una scenografia e si trattano come persone. Così sono stati lasciati in completa balia di loro stessi, sono andati il punto di ritrovo al centro, intorno c'era la polizia che vedeva se qualcuno di questi faceva dei danni o comunque eccedeva. Nel momento in cui ha ecceduto, la polizia ha cominciato a fare delle cariche e i 10, 20, 50, 100 tifosi un po' più esagitati hanno trovato spazio. La solidarietà degli altri, no? Hanno trovato la solidarietà degli altri, cosa che per cui alla fine è risultato che i vandali hanno in 5.000 o in 1.000 o in 2.000, quando invece si poteva attraverso un altro tipo di ragionamento controllare e gestire meglio la situazione. Siamo un po' improvvisati. Quindi prossima volta creare un'accoglienza in un posto con una scenografia, con una porta, magari anche così se vogliono giocare a calcio invece di usare la fontana usano la porta. E Balestri, prima di lasciarci, ci dia l'appuntamento con i prossimi mondiali antirazzisti, dove si premiano le squadre che si sono distinte per comportamenti antirazzisti. Primo 5 luglio, Bosco Albergati, tra Bologna e Modena, è facilissimo da arrivarci, per cui Bosco Albergati sotto Castelfranco, uscita Bologna e Borgo Panigale. Dal primo 5 luglio 170 squadre di calcio, miste, maschi e femmine insieme, fra questi anche alcuni famigerati gruppi ultras, concerti serali, campeggio per 3.000 persone, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, grazie a Carlo Balestri. Rapidamente, se dovesse dire a uno straniero dell'Italia sceglie calcio o spaghetti, cosa ci identifica di più? Sicuramente nell'ultimo periodo, visto che c'è anche l'Expo, gli spaghetti. Grazie a Carlo Balestri. Grazie.